sensazione che ormai è diventata una consuetudine. Al primo weekend di giugno ci si ritrova qui in Valtellina per partecipare, per vivere insieme e soprattutto per scalare quelle salite che hanno scritto le più belle, più importanti, le più accattivanti pagine di ciclismo della storia della nostra disciplina. Allora, per la presentazione di questa 11ª edizione, per fortuna vostra ma soprattutto mia, avrò con me ancora una volta la migliore, la più bella, la più fantastica delle assistenti e delle traduttrici simultanee, Sabine. Bene, allora prima di entrare nel vivo della presentazione di questo briefing, ritorniamo a una domanda. Dove ci eravamo lasciati? 2022. Let's have a look at last year edition. Alle 7 pronti per partire e veniamo allora al briefing. Chiedo alla regia di iniziare la proiezione delle diapositive.
give me so much energy to get up, but I am really scared to go up this Tabelo, but I'm ready to do it. I'm from Brazil, living in Miami, and I've been here for the event, and we're loving it. I'm from Germany. It's a very well organized race. The weather is great, people are great, and the food is awesome. I'm from Canada, Calgary, Alberta, and just loving it here. A little scared of this hill coming up though, but I'm really excited. Hi, my name is Christine. I like the race a lot, and I'm from Germany. I'm from Brazil, Daniela, and I thought the race was great. A little short, but great. From the Netherlands, and it was a great race today. Very nice weather, and the Stelfield Pass was a great challenge for me. I liked it a lot. I'm from Slovakia. The race is good, very hard, very strong. It's the best event of the world. Molto bene. Evidentemente non erano queste le slide, ma va bene così. Grazie. Allora, questo è ciò che è stata la Gran Fondo Stelvio Santini nel 2022, la decima edizione. This was a quick recap of the last year edition, the 10th edition of the Gran Fondo Stelvio Santini. Just for those of you who are participating for the first time, this is just a little touch of what is expected. E ora partiamo con il briefing vero e proprio, quindi con la trasmissione delle informazioni per la gara di domani. And we're going to go through the main information about tomorrow's race that you can follow on this stream. First of all, prima di tutto, non dimenticate di firmare il foglio firma all'esterno. First thing first, please remember to sign our sign-in sheet, which you can find at the entrance. Come tutti gli anni, anche quest'anno avete trovato nel pacco gara la maglia ufficiale di questa edizione, che dovrà essere obbligatoriamente indossata domani mattina. In your race pack you found the jersey like every year, and wearing the jersey is compulsory for participating in the race. Una maglia disegnata da un artista irlandese, il suo nome è Col McAtlick, che lo scorso anno ha partecipato come voi e tornando a casa ha ispirato un proprio disegno, lui, in prima persona, sullo stelvio, da cui poi abbiamo tratto un poster che sarà disponibile, che è disponibile allo stand a Santini quando uscite. This year's jersey was designed by an artist, an Irish artist. His name is Colm McAtlick. He participated in Gran Fondo Stelvio Santini last year and loved it so much that he made a painting inspired to this race last year on top of the Stelvio, and from this painting they have produced a poster that you can find at the Santini stand, and this design is taken from his poster. Ripetiamo, no jersey, nessun accesso, non è possibile avere accesso alla griglia di partenza. No jersey, no party. No jersey, no party. Wearing the jersey is compulsory both for security reason and for the voluntary and police to check on you along the race. Grazie Sabine, è vero, indossiamo tutti la stessa maglietta facilitando così anche il lavoro organizzativo dei volontari e anche in termini di sicurezza. Il race chip, questo ovviamente non dimenticatelo, sennò addio classifiche. Yeah, same thing for the race chip of course. Compulsory to put it on the bike under the saddle. Per coloro che non hanno mai fatto la Gran Fondo Stelvio Santini, oltre naturalmente a un benvenuto e complimenti per questa decisione, quando arriverete allo stelvio non preoccupatevi perché una flotta di ragazzini vi taglierà il chip per la restituzione. For those who are not familiar with this race, when you get to the top of the stelvio, there's a bunch of guys who will be there waiting for you to take off the chip from your bike. Ma qualora doveste ritirarvi, vi chiediamo di restituire qui a Pentagono il chip. If for any reason you don't make it to the top of the stelvio, please come back here at the Pentagono and give us back the chip. E ora veniamo domani mattina la partenza. Molto facile. Seguite il colore del vostro pettorale che vi guida all'interno di una delle cinque griglie allestite.
Right, for the start tomorrow morning, it's very easy. Your number has a color, the color of your breed, so you just need to follow your color. Una novità di questa edizione è la partecipazione di e-bike, le biciclette a pedalata assistita. Iscrizione accettata unicamente per il percorso corto e coloro che vanno alla bicicletta elettrica devono schierarsi in coda al gruppo. This year you can take part of this race even on an e-bike, and e-bikes will be the last one to start after the short route. E ora gli orari, fondamentale. Chi partecipa al percorso medio e lungo ha una finestra di entrata fra le 5.45 e le 6.45. Right, the starting time is very important. For those who are taking part in the medium and long route, you can access your grid between 5.45 until 6.45. E chi partecipa al percorso corto può dormire un'ora in più, perché può entrare fra le 6.15 e le 7.15. And if you're taking part in the short route, then you can access your grid between 6.15 and 7.15. Ricordiamo dunque, la partenza del percorso medio e lungo è alle 7 e la griglia chiude un quarto d'ora prima. La partenza del percorso corto è alle 7.40 e la griglia chiude alle 7.15. Okay, so all the grids close 15 minutes before departure. For the long and medium route, the departure is at 7 o'clock, so the grid closes at 6:45. The departure of the short route is at 7:40, so the grid closes at 7:15. La Gran Fondo Stelvio Santini ha in comune due cose, partenza e arrivo, ma l'arrivo è molto lontano dalla partenza, è allo Stelvio. All'arrivo troverete le vostre sacche dove avete introdotto il cambio per la fine gara. Queste sacche le dovete consegnare all'organizzazione che le trasporta mentre voi pedalerete, le trasporta all'arrivo. All right, so all the routes start and end at the same point. You are all going to finish on top of the Stelvio, and that's where you're going to find your clothing bag. You can drop your clothing bag at the square, in the main square, before entering the grid, and you will find it at the top when you get there. Quando poi arriviamo tutti quanti allo Stelvio, su in cima ci sarà un tendone bianco dove è possibile cambiarsi, e per le donne c'è un'area riservata. When you get to the top, there is a specific area for you to get changed. You can have something warm to drink. You collect your bag, and of course it's separate. Men and women have separate areas. Domani saremo in 2000 in gara, provenienti da 50 nazioni diverse. Fra questi 2000 ci sono anche alcuni ambassador che a questo punto abbiamo anche il piacere di invitare sul palco. There's 2000 of you taking part in this race. You're coming from more than 50 countries all over the world, and among all of you we have the pleasure to invite here with us 5 star ambassadors. Allora, chiamo sul palco Alessandro Vanotti. Please welcome Alessandro Vanotti. Elena Casiraghi. Giulio Molinari. Purito Rodriguez. E Marta Sviatla. Qui al centro, venite con me. Non ancora sul podio. Qui, Purito c'è. Oh, molto bene, molto bene. Allora, una breve presentazione, tutti che scappano, allora vengo qua davanti io. Perfetto, vieni qua. Allora, partiamo lady first. Marta, so welcome in Italy, welcome in Valtellina. Marta è una influencer, così si dice, noi boomer diciamo influencer, le persone che hanno più di 100.000 follower su Instagram, more than 100,000 follower on your Instagram social. So, l'anno scorso tu hai fatto il Mortirolo. What about Mortirolo last year? To be honest, it was really a killing climb. I died there, and the worst thing was I was climbing the Gabbia after that. So, abbiamo chiesto a Marta, l'anno scorso ha fatto il Mortirolo, abbiamo chiesto com'è stata la sua esperienza sul Mortirolo, l'ha definita killing, l'ha uccisa. E prima del Mortirolo aveva fatto il Gabbia.
Elena invece, Elena è una che con la bicicletta ci è arrivata un po' in ritardo perché ha iniziato in acqua con il canottaggio. Esatto, il Portirolo non l'ho mai fatto, ma non lo farò neanche domani, soprattutto. Me ne guardo bene da come l'hanno definita, no, scherzi a parte. Elena, Elena is new to cycling. She is a rowing champion before she started cycling, so she hasn't tried the Portirolo yet. And she will probably very soon. She's not very willing to. Elena adesso è un'esperta di nutrizione, questo è il tuo lavoro. Ci darai qualche consiglio poi su come affrontare il percorso di domani? Elena is a nutrition expert, so we are asking for some advice for how to eat and drink during the race. Beh, sicuramente, e non domani, non chiedetemi in gara perché sarò un po' affaticata sicuramente, fino a stasera sono disponibile. E il mio consiglio è quello di mangiare e anche idratarsi, perché comunque è una gara fresca, a differenza dell'anno scorso, ci porta in quota e soprattutto sono tanti chilometri. Quindi il consiglio è quello di utilizzare gel, barrette che avete sicuramente già provato in allenamento, quindi affidarvi ai carboidrati cosiddetti esogeni, cioè da fuori. Right, so she's very nice, she's available if anyone wants to ask her for advice tonight, not tomorrow, not during the race. She's going to be focusing on the race. And her advice is basically to eat all the way along the race. It's a long race, it's a lot of kilometers. The altitude is challenging. So keep on eating along all the route and drinking. Quando hai detto mangiare, bere, quel gruppo là, già ordinato stasera in trattoria, e guarda, gli dico, tanto l'ha detto la nutrizionista. Alessandro Vanotti, lui ha fatto 10 anni in camera con Vincenzo Nibali, che uno dice in camera, sì, perché gli ha fatto da aggregare. Alessandro Vanotti is the best assistant, he's been the assistant of Nibali, Vincenzo Nibali, for 10 years. Basically, he has spent more time, Nibali has spent more time with him than his wife. This is what they say. Senti, domani che cosa sarà per te, da ex, da vero ex? Ma per me è sempre un piacere tornare alla Gran Fondo Stelvio Santini, sulle strade del Giro d'Italia e di allenamento. Domani lo farò insieme al mio team, quindi cercherò di gustarmi al meglio la giornata. E un consiglio che posso dare a questo punto magari è quello di guardare un po' le temperature e cercare di vestirsi correttamente, quindi non troppo pesanti né troppo leggeri, perché non è caldo come lo scorso anno. Bene, grazie Alessandro. Bene, uno che del ciclismo ne fa solo un terzo della fatica, perché l'altra due fatiche tra nuotare e correre, Giulio Molinari, triatleta, il più forte triatleta italiano che abbiamo, quindi un applauso, visto che gli altri non hanno preso l'unico ancora in attività. Molto bene. Senti, domani per te che gara sarà, che partecipazione sarà, un allenamento? Ma quando si avvicina il mese di giugno spero sempre che Santini mi inviti a questa gara, perché mi diverto tantissimo, poi abito qua vicino, quindi le strade le conosco e per me è un onore e vi ripeto un piacere essere qua. Domani sarà un allenamento un po' più qualitativo, perché sto preparando poi un Ironman nel mese di luglio, quindi uniamo un po' l'utile al dilettevole e al divertimento. Giulio Molinari is a triathlon athlete. He's the best triathlon athlete at the moment. He's very happy to be here with us. This is, of course, tomorrow's race is going to be a part of his training for him. He doesn't live very far from here, so he said he comes frequently, he knows the area, and this is going to be, as I said, a training for him for some races that he's preparing in July. Il suo nome è, spero di pronunciarlo bene, Joaquin Rodriguez. Ha fatto per più di 15 anni il professionista su strada, ha vinto 2 giri di Lombardia, 1 freccia vallone, ha vinto tappe in tutti e 3 i grandi giri. Ce lo ricordiamo come un grande campione, ma anche e soprattutto per il soprannome. I don't think I need to translate this. Joaquin Rodriguez, he is a pro champion, has been champion for years. He has won stages in all the best, Giro, La Vuelta, Giro d'Italia, Tour de France, and he's here with us today. E il suo nickname, il suo soprannome è Purito. Purito Rodriguez.
C'è qualcuno tra di voi che sa come è nato questo soprannome? His nickname is Purito. They call him Purito. If anyone knows why they call him like this. Ce lo facciamo raccontare direttamente da lui. Come è nato questo soprannome? Sì, buonasera a tutti. Eh sì, è stato il mio primo anno professionista che ha fatto un piccolo scherzo e quel scherzo è allungato fino al dia di oggi perché ho fatto come sì, per me una salita dura era una sigaretta, un puro, e sono piccolino e pulito e di là ancora il nome. E poi alla sera ti hanno fatto fumare un sigaro? Sì, effettivamente c'era la squadra, i compagni, Olano, Galdeano, Velocchi, mi hanno fatto fumare un sigaro. Direttore mi ha detto di no, però erano 20 contro 1, perché sono fumato sinceramente. So the story is from his first year as a pro. During the training, he made this joke to his friend cycling, who was pretending he was smoking a cigar. So his friend, at the end of the evening, they actually gave him a cigar and they made him smoke the cigar. So he said his trainer didn't want him to smoke, but they were 20 against 1 and he had to. And because he's tiny, then puro in Spanish is how you translate cigar. So puro became burrito, is like a small cigar. Bravo burrito, so che poi sei anche organizzatore di Gran Fondo. Sì, sì, anche io. Dove? Ce l'ho in Andorra, una Gran Fondo anche un po' duro come questa, sono anche 4200 metri di livello. Comunque sicuramente siete capaci di fare questa, quella la fate facile. Quindi è un invito per andare ad Andorra a fare la sua Gran Fondo. He has his own Gran Fondo in Andorra and says it's quite similar to this one, a tough one, but if you can make the Stelvio Santini then you can go ahead and try the Andorra Gran Fondo. Molto bene, allora a questo punto insieme a voi vediamo i tre percorsi di domani. Alright, if you want to stay with us we're going to have a look at tomorrow's three routes. Allora, partiamo dal lungo, 157 km, 4500 metri di dislivello, tre salite, Tenio, Mortirolo e Stelvio. Allora, io direi, per non saperne leggere e scrivere, che colazione facciamo domani mattina, Elena? So, we're going to ask Elena suggestion for what's the best breakfast we can have tomorrow before facing the long route. Allora, la colazione dovremmo averla già provato nei nostri allenamenti più lunghi, quindi domani mattina non dovremmo improvvisare. Ci sono diverse soluzioni a seconda di come ci possiamo trovare, quindi delle fette biscottate con la marmellata e magari anche un piccolo apporto di proteine, come ad esempio un pezzo di formaggio oppure del prosciutto cotto se lo digeriamo. Però il consiglio è quello di non eccedere. Mangiamo un pochino di più stasera, un primo piatto con un antipasto magari è di Bresaura, visto che qui è di ottima qualità e di casa. E poi domani mattina solo quello che ci serve per mettere in moto il nostro organismo. Il pieno di energia l'abbiamo già fatto, quindi non ingolfiamoci, mangiamo solo quello che ci serve senza esagerare. Ok, so her suggestion. Applauso. Grazie Elena. Her suggestion is you should have already tried your best breakfast during the training, so don't change plans tomorrow. First thing is some carrots and maybe bread with jam. If you want a little bit of proteins, like some cheese, for example, but do not exaggerate. Maybe you can have something more for dinner tonight. We have some excellent bresaola here. Pitocchi, of course, pitocchi and bresaola. It could be a perfect dinner for tonight, but do not exaggerate for tomorrow morning. So just as much as you need. Giulio, perché c'è una cosa Giulio che volevo parlare con te di questa cosa, di quello che farai tu domani alla fine della gara, perché alla Rube, sai già cosa ti devo chiedere, alla Rube un certo Cameron Wolf del team Ineos, finita la Rube si è fatto una maratona, ma perché lui è un Iron, lui, tu invece? Io domani mi sa che quando arriverò sullo stadio mi cambio, vengo giù per la macchina e torno in macchina lì. Di fuori ce n'è solo uno. Lavatino. We were expecting him to surprise us with another training after the race tomorrow, because there is another triathlete after the Roubaix race. He finished the race and he started running as a treatment, of course. But Giulio no, he said tomorrow after the race he's gonna get changed, take his car, go home and rest. Molto bene, percorso medio. The medium route.
Medio, ah, due, solo due salite, solo due, il Tedio e lo Stelio. What about your strategy for tomorrow? Domani fai il medio? Fa il medio? Tomorrow, lungo? Ah, quindi come facciamo? Quindi, are you going to repeat another one? The multi-roll again? And to kill it again? The second life? I would like to do it again, yeah, to try at least. Which is your strategy for a long distance races? First of all, pace yourself. So just don't go too fast in the beginning. And also try, just to go, be careful in the beginning, because it's downhill. Abbiamo chiesto quale sarà la sua strategia di parteciperare al percorso lungo anche quest'anno, quindi non si è fatta spaventare dal Montirolo, a quanto pare. E abbiamo chiesto a lei quale sarà la sua strategia per affrontare le salite, dice di misurarsi, di non partire troppo in fretta e di stare soprattutto di stare attenti lungo le discese. Uno che di salite se ne intende, se ne intendeva, è Purino. Un consiglio per chi partecipa a una gara così e si trova davanti a queste salite così importanti. Primo che la disfruta, perché è una salita bellissima, è una salita soprattutto all'esterno, è spettacolare, no? Le salite più belle. E tu hai fatto anche il giro da Bormio, se non ricordo. Sì, c'è anche il giro del 2012, credo che è l'ultima volta che l'ho fatto. Comunque non mi ricordo tanto perché in corsa si va velocissimo. L'hai rimosso. Preferisco farlo come lo faccio domani, sicuramente per studiare un po' più dello spettacolo. So what he says is the most important thing tomorrow is enjoy your ride. He has climbed the Stelvio, he thinks the Stelvio is spectacular. He has rode the tour and the Giro in Bormio, but he says the best way to enjoy it is not during the Giro. It's like in a race like tomorrow where you can enjoy the landscape and the race. Infine l'ultimo, il più bello, il corvo, solo lo stemma, una passeggiata di salute, Alessandro. Quasi fai solo quello, va? Senti, parliamo un po' di qualche consiglio. Tu nel tuo gruppo, nel Vanotti Cycling Team, hai anche degli amatori che insomma, anche se in tarda età come sottoscritto, cerchi un po' di istruire. In particolare, per esempio, stamattina in una pedalata mi dice il respiro, impara a respirare. Sì, la respirazione. Traduciamo. We just asked him for some advice for how, what is the best way to control your breathing during the race while cycling. Sì, diciamo che la respirazione corretta è fondamentale, quindi bisogna insegnare più che altro all'età dei bambini la respirazione corretta, perché poi si porta avanti negli anni correttamente. In questo caso la mattina, questa mattina tu non respiravi correttamente, perché quando si va in affanno si cerca di respirare a caso e la concentrazione, si perde anche la concentrazione. Invece ispirando correttamente, non velocemente ma gradualmente, aumenti la concentrazione, ossigeni meglio i muscoli, quindi sali anche meglio. So he says breathing is fundamental and we should teach the kids how to breathe correctly during an effort, not like you were doing this morning. If you breathe too fast, you also lose your concentration. So an effective breathing, it helps you also focusing on the race and on your performance. Io ho respirato così solo per vedere se stavi attento. Bene, allora ringraziamo i nostri ospiti. Elena, Alessandro, Giulio, Pulito e Marta. See you tomorrow. Sono segnalati con i tre colori e quindi perdersi è praticamente impossibile. Yeah, just follow your colors. There are three routes, three colors. It is impossible to get lost. Ci troviamo nel Parco Nazionale dello Stelvio. Anche se pedaleremo su strada, sull'asfalto, restiamo sempre rispettosi dell'ambiente. Quindi
rispettiamo le green areas, dove buttare i nostri gelli, gli scarpe dalle barrette e qualsiasi altra cosa. Grazie. Yeah, we are in the Stelvio National Park, so we really care about protecting and respecting our environment. So please do not throw anything, any garbage along the route. You will find several green areas along the route. Please use those. Le strade interessate dalle nostre, dalla Gran Fondo sono state oggetto in questi ultimi giorni di alcuni lavori stradali, pertanto vi invitiamo a mostrare particolare attenzione, che adesso andremo ad affrontare nelle successive slide. E per fare questo invitiamo qui sul palco il numero uno dell'organizzazione, Mario Zangrando. Qui in mezzo a noi. Ciao, buonasera a tutti. Anzi, veniamo un po' più avanti, vicino al podio, senza salirci sopra che poi è imbarazzante. Allora Mario, velocissimo, benvenuto a tutti, grazie di essere qui a Bologna e ancora una volta e per i prossimi anni. Molto bene. Senti, è stata impegnativa quest'anno, un po' con dei lavori stradali che adesso andiamo a vedere, la gestione con i prefetti, i permessi. Sì, è sempre impegnativo organizzare questo evento perché andiamo, come avete visto, su un territorio di più di 160 chilometri, quindi con intersezioni statali, ferrovie, provinciali, eccetera. Quest'anno in più, a causa di lavori stradali che sono già in prospettiva Olimpiadi 2026, abbiamo alcuni lavori che andranno un po' a complicare la vita nostra, di organizzatori, la vostra parzialmente, perché vi ricordo, l'ha già detto Carlo, abbiamo solamente il cronometraggio sulle salite, quindi... Okay, this year has been particularly challenging to prepare and organize this race, especially because of the situation of the roads. We are preparing for the Olympics, so there's a lot of work going on and parts of the roads that you're going to cycle on tomorrow. It's not for you, I mean, you're going to be safe, but we had to spend a lot of energy on this. So. Allora a questo punto vediamo, ripetiamo, sono tutti lavori che non sono lungo i tratti cronometrati, quindi sono nei tratti diciamo transfer, quindi potete fermarvi, se c'è un semaforo rosso vi invitiamo rigorosamente a fermare e a rispettare il codice della strada. Yes, very important to remind you this, the timing is only going to be taken on the ascent, so if you find some critical point, an intersection, and you need to stop, just stop or take your time because there's no timing on flat and descent part. Ok, iniziamo. Allora, vediamo il primo punto critico. Sì, il primo punto critico è proprio a 8 km dalla partenza. Diciamo che questo semaforo sarà soprattutto non tanto pericoloso nella fase di andata, ma nella fase di ritorno, dove probabilmente, soprattutto non i primi, avranno condizioni di traffico che dovranno per forza richiedere il rispetto del codice stradale. Quindi risalendo a questo semaforo a 8 km da Bologna, soprattutto fermatevi se è rosso. È questione di 2 minuti e mezzo, l'ho cronometrato, e si riparte. Quindi tirate anche il fiato perché poi si va allo stadio. So it's particularly important to respect this, it's a red light that you find 80 kilometers from Bormio, especially on your way back because of the traffic. So please, if the light is red, stop. It's only take 2 minutes. Secondo. Ecco, questo è il secondo, come vedete a 35 km, è un restringimento che faremo solo nell'andata e... Anche qui vedete c'è un jersey di traverso, quindi ci saranno degli addetti che segnaleranno il restringimento, però ripeto, state attenti, sono fasi di trasferimento senza cronometraggio, quindi evitiamo di correre e infilarci per guadagnare un secondo che non serve a nulla. Okay, this is the second critical point, 35 km from the start. You're only going to go through this point on your way upward.
Please take it easy. As we said before, there's no timing on this part of the race, so slow down. And there's going to be volunteers helping you, signaling you, so just slow down, please. Terzo, sempre nel comune di Serre, ecco. Interessato per i due tracciati. Ecco. Rispetto a quello precedente, che di fatto in un tratto di leggera ascesa, quindi si arriva anche a una velocità molto controllata, questo qui arriva al termine di 600-700 metri di una discesa molto ripida, anche qui dei gesseri di traverso, ci saranno degli addetti della protezione civile a segnalare il restringimento. Ecco, questa discesa verso Tirano assolutamente state attenti, perché il restringimento è molto marcato, quindi è difficile imboccare questo restringimento. Attenzione al 1000 per 1000. Okay, so if the previous one was less dangerous because it's after a little bit of ascent, you're not going too fast, this part, at this point you will find it after 500-600 meter descent, so you're probably going quite fast, so please pay attention. Again, there's going to be people signaling the point, but please be very careful in this part for the medium and long route. The short one doesn't go there. Nel comune di Val di Sopra per tutti e tre i tracciati. Sì, appunto, questo qui è quella, quel semaforo che abbiamo visto all'ottavo chilometro, che nella fase di rientro sarà assolutamente da rispettare. Corsia unica, sono pochissime le macchine, però potrà capitare che una macchina venga in senso contrario e non si passa, diciamo, ben due o tre ciclisti. Quindi rispettiamo questi tre minuti di semaforo rosso. Okay, so this is the first traffic light that you find 8 kilometers from the start. All the routes pass from this traffic light. As you can see, there's only one way, so it is fundamental that you respect the traffic light. There may be cars also on the way, so please be very careful. Ne abbiamo ancora uno nel comune di Val di Sotto. Sì, è proprio nell'immediatezza, quindi sono due semafori, purtroppo uno era assolutamente ineliminabile, abbiamo fatto il possibile, abbiamo avvisato i cantieri, però insomma abbiamo fatto il possibile per creare meno difficoltà ai nostri concorrenti. Yeah, this is the second traffic light, they are very close to each other, the previous one and this one, that we couldn't avoid. Molto bene, allora torniamo di nuovo un po' più sotto per parlare di questa manifestazione e per esempio dei volontari, quanti ne abbiamo schierati? Allora, il numero esatto non lo so, so che io faccio riferimento ad esempio per quel che riguarda la strada a 20 capigruppo, ogni capogruppo ha dei gruppi che vanno dai 18 ai 35 volontari, quindi solamente sulla strada, escluso tutti i ragazzi che troverete nei ristori, che avete trovato qui alla distribuzione pacchi gara, a quelli che faranno la scopa, a quelli che troverete al passo che vi danno il sacco, che vi danno il ristoro anche allo stadio, a quelli del pasta party qui alla cucina e tutti, il numero esatto non lo so, però saranno 600 persone. Cioè. Un bel nome. A very important part of this organization are our volunteers. There are probably around 600 of them, from those who are here giving you the race packs, along all the racing routes, at the food stop, the Broom Vegan, on top of the Silvio, at the pasta party. They all work, thank you, thank you. They are all volunteers. Thank you, Jeremy. Ogni anno ci dai qualche sorpresa, ci regali qualche idea nuova, qualche presentazione. Quest'anno che cosa abbiamo di nuovo? Ma quest'anno appunto sul percorso ripariamo la salita Passo Buspesso, Passo Mortirolo, è un nuovo versante, è stato tutto customizzato con i cartelli, con segnati tornanti, le pendenze. Non ve le dico perché la pendenza media comunque diciamo che è a due cifre, però non va, oltre le due non va, quindi ecco. Comunque no, niente, assolutamente questo dal punto di vista del percorso. Una cosa che invece mi piace... Not bad. This year's news. Every year we try to have something new. So
We have this new side of the Monte-Rolo climb, and we have paid a special attention to give you all the information along the route, so you will find kilometers and the percentage. We're not going to give you too many details for those who have never participated in this race because it's quite hot, so it's a surprise for tomorrow. Ecco, un'ultima cosa, mi piace, visto che siamo a Bormio, lo Stelvio è la nostra cima coppa, il nostro arrivo. Proprio in questi giorni, il primo giugno del 53, per la prima volta è stato fatto lo Stelvio con l'arrivo a Bormio da Bolzano, aveva vinto Coppi, è stata la prima volta in assoluto che è stato fatto lo Stelvio. Lì molti magari non ci hanno fatto caso, c'è un pannello dove la nostra Anna Lanfranchi, che è la giornalista di riferimento dell'Unione Sportiva Bormiese, è riuscita a trovare una storia interessantissima che parla dello Stelvio fatto in bicicletta alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. In tandem dei signori inglesi hanno fatto lo Stelvio e hanno raccontato questa esperienza che è veramente, sono poche pagine, ma vi invito a scaricare il QR code a leggerlo, c'è anche in inglese. È una storia veramente molto toccante anche dal punto di per noi sportivi. Elemento storico che arricchisce ancora di più la Gran Fondo. So among all the climbs that we have here around, we particularly love the Stelvio because it's a historical pass, it's a historical route. And our journalist Anna Lanfranchi has found, you can find it behind you, some very interesting information about three cyclists, two of them on a tandem, going up the Stelvio in 20th century, so a long, long time ago. It's very interesting. If you want to have a look, there is a translation in Italian and in English. Molto bene, Mario. Niente, grazie ancora a tutti. Io ringrazio a nome di tutti Santini, Monica, Paola e papà Pietro, che non c'è ma so che è sicuramente con noi. Sono il nostro sponsor, sono i nostri amici. Abbiamo ancora tanti difetti, però nelle prossime 50 edizioni vedremo di migliorare. Bravo Mario Zagrando, grazie ancora e torna al lavoro. Bene, vediamo agli ultimi dettagli. Cancello di chiusura gara: quando passate per Bormio dovete passare entro le 14:30, altrimenti siete fuori gara. There is a time limit for the race. Tomorrow it's at 2:30 p.m. and it's at the beginning, just before you start climbing the Stelvio. E se volete restare in coda al gruppo, curate questi ragazzi che indossano questa maglia, è il servizio scopa. Vi aiuteranno, vi spingeranno a parole, non chiaramente con la mano, ma insomma in qualche modo vi sosterranno per raggiungere i 2700 metri, i 2000, quasi 2008 del passo dello Stelvio. So among our volunteers we have a group of our broom vegan. They were going to be wearing that shirt that you see there, and they're going to follow you, assist you, and cycle together with you all the way to the top. Bene, grazie, bella notizia. Allora, per tutti coloro che concludono la Gran Fondo Stelvio Santini, indossiamo l'orgoglio con un cappellino che riceverete direttamente dalle mani di Paola e Monica Santini. Me l'hanno detto che loro stanno lì fino all'ultimo, il cappellino del finisher. L'hai detto, l'avete detto, mi spiace, ormai è stato detto. For every person, every cyclist getting to the top of the Stelvio, you're going to be given the finisher cap by the hands of Paola and Monica Santini, who are the order of the Santini and the main sponsor and friend, of course, of this race. Questa slide inizialmente l'abbiamo pensata soprattutto per i nostri amici inglesi. In realtà, guardando lo sguardo di molti dagli anni passati a scendere, questo vale per tutti, inglesi e non. This is for everyone, but especially for British participants. It's a special slide.
Tenere la destra quando si sceglie, mi raccomando. Keep the right on the descent. Keep the red. Perché sennò ci sono come gli altri ciclisti che salgono come dei salmoni e risalgono la corrente, non è una cosa bella. Yeah, just be careful, keep the right, because there's always going to be other people going up. E poi il premio finale, che oltre al cappellino è un veramente succoso, succulento, spettacolare pasta party che mangeremo qui a partire dalle 4 del pomeriggio. And starting from 4 p.m. at the end of the race, we're going to have a pasta party here. Right, via, gonna... errore, no? Dalle 4, da subito, appena scendete, sì, scusate, 4 non è più. Yeah. Not at 4, not starting from 4, but as soon as you finish the race, even for the first one of the short route, as soon as you finish the race, you can come here, and there's gonna be pasta party. You find the bracelet in your race pack that you need to wear to access. Alle 4 invece, perché io ricordavo che c'era alle 4, alle 4 le premiazioni qua su questo podio. At 4 p.m. we're gonna have the awards here, again, where we are. Squadra che vince non si cambia, squadra che vince teniamo ancora le stesse regole degli anni passati, cioè quelle di premiare soltanto i tratti cronometrati in salita. So just like last year, we are going to award only and take the timing only on the ascents of the three ascents, so Stelvio, Tellio e Montiolo. Esatto, quindi premieremo in questo senso le maglie di King e Queen of the Mountain. So we are also going to have the Queen and King of the Mountain for each ascent, each climb. Next, okay, perfetto. E queste sono le maglie che verranno assegnate domani. These are the jerseys that we are going to award to kings and queens of the mountains. Con i nostri sponsor, che chiedo di tornare indietro di una. Allora, per il percorso della sola salita di Teglio, Reteli, per il Mortirolo Trek, e Stelvio Santini per il tratto della stella. Every jersey has a specific sponsor. The first one is for the Teglio, the sponsor is Reddit. The second for the Mortirolo, the sponsor is Trek. And the third for the Stelvio, the sponsor is Santini. Abbiamo istituito un servizio di trasporto da Bormio allo Stelvio per gli accompagnatori. È solo un bus, un pullman, parte molto presto la mattina alle 8:30 e rientra alle 4:30 del pomeriggio e non ci sono altre possibilità di discesa. For family and friends who want to go to the top of the Stelvio, there is a bus service, but there is only one ride up in the morning at 8:30 and one ride down in the afternoon at 4:30. If you're interested, you can buy the tickets here. Ogni anno Granfondo Stelvio Santini ha un charity partner, un'iniziativa di beneficenza. Quest'anno abbiamo voluto premiare qualcosa di veramente particolare. Per parlare di questo progetto che si chiama Vento in Faccia, che già ci aiuta in qualche modo a capire di cosa stiamo parlando, invito sul palco Andrea Ferrigato. Project is called Vento in Faccia, which means wind in your face. Andrea, quanti anni di professionismo hai fatto? 15 anni. 15 anni e qualche volta lo stesso. 15, qualche volta lo stesso. Andrea has been a cycling pro for 15 years, very familiar with our Stelvio climb. E poi si è diventata una guida turistica, poi tante altre cose. Sì, poi è arrivato il Covid e le guide turistiche le ha bloccate a casa e quindi per fortuna sono riuscito ad avvicinarmi ai ragazzi meno fortunati di me e a raccontare le fatiche che ho fatto e le storie mia da ciclista. E in questo incontro ho trovato un ex ciclista che maledettamente non stava più bene per poter pedalare e quindi mi son domandato cosa potevo fare per lui. Sapevo che esisteva una bici speciale. E ti lascio tradurre. Sorry, after
being a pro, he has tried different experiences. He's been a guy and different things. And in these experiences, he says he met other people. Not all of them are as lucky as we are. And one of them was a cyclist as well, who had a terrible accident and is not able to cycle again. Quindi sì, ho chiesto di se voleva pedalare con me, con questa bici, e dopo un po' ci ha pensato un po' e ha accettato. La prima pedalata è stata emozionante. Sono tornato, il papà quando l'ha visto pedalare di nuovo ha pianto, lui ha pianto, io ho pianto, e quindi abbiamo deciso di strutturarci, di partire con questa avventura, di dare un nome a questo viaggio in bici, e abbiamo messo un nome vento in faccia, perché l'emozione che tutti quanti noi quando pedaliamo è la cosa che più ci piace. E ha funzionato bene, abbiamo un sacco di richieste, abbiamo avuto la fortuna quest'anno di riuscire a acquistare una bici, la prima, e grazie a Santini, grazie alla Gran Fondo, speriamo di riuscire a acquistare la seconda e di allargare sempre di più il servizio e l'aiuto che diamo a questi ragazzi. So he proposed to his friend if he wanted to try, and he agreed, and he says the first ride was very emotional. They both ended up crying, and the father as well, and so his son cycling again. And so basically this is their aim, to give a second chance to someone who can't have this emotion of feeling the air, the wind in your face. This year they were able to buy a new bike, thanks also to the support of Santini, and hopefully this project will continue to grow. Molto bene, infatti vento in faccia means wind in face, no? Questa sensazione di nuovo di ripristinare questa idea. E che tipo di feedback, che tipo di risposta hai avuto? Beh, questo è Marco, nella prima scena si vedeva Marco, che è un ragazzo che ha avuto un incidente d'auto, non pedala, e poi subito un quarto d'ora dopo riesce a muovere le gambe. La cosa bella, adesso qui non lo vediamo, è che poi interrompe e riprende da solo per fare una volata. Quindi è un'emozione unica che io sto bene, che tutte le cose che vanno bene. E hai davanti un ragazzo che non può più farlo, ti passa un'emozione che è incredibile ed è bellissima. You see in the video, the guy in the video is Marco, that's his friend, and Andrea is telling us that the most touching experience is seeing Marco cycling, moving his legs after the accident, was not able to walk or cycle or do anything. So seeing him on the bicycle, moving, cycling, and in this special video, he said he cycled a little bit, stopped, and then started again by himself for the last bit they were doing. He says, this is the most touching and the most intense moment I have lived with him. Cosa possiamo fare per te? What can I do for you? Per esempio, alla Gran Fondo, Stevio Santini donerà un euro per ogni iscritto all'associazione Vento in Faccia. Stevio Santini will donate 1 euro for every subscription to the race. Grazie. This project. Ed è qualcosa di eccezionale. Eccezionale, grazie davvero. Grazie. E abbiamo bisogno anche di buoni ciclisti. Quindi voi tutti siete capaci di accompagnare. Io spero aver tante bici per riuscire a far sì che tutti noi riusciamo a accompagnare ragazzi che non possono fare. Okay, it says we also need good cyclists. So any of you who wants to try this experience, hopefully we'll have enough bikes for everybody to ride along with someone who's not that lucky. Signore e signori, Andrea Ferricato. Eccoci qua. Allora, ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Naturalmente in questo momento io invece chiedo di salire sul palco, le abbiamo citate prima, ma è giusto che vengano a darci il loro saluto, Paola e Monica Santini.
la seconda generazione in azienda, l'azienda fondata dal papà, che tutti gli anni è in cima allo stevio a distribuire cappellini. E questo lo lascio. Hi everybody. Ciao a tutti. Welcome again to Borgo. Allora io lascio a voi, come dire, l'ennesimo saluto piacevole, benvenuto che diamo ai nostri iscritti. Just want to say thank you to all people participating and coming here, because it's always a fantastic emotion for us to have a lot of people taking the time and the travel to come to Borneo for this Gran Fondo. I know we have so many people from so many different countries, more than 60% of the participants are not Italian, and we have people from Germany, Denmark, Belgium, but also from Mexico, Costa Rica, Brazil, New Zealand, Singapore, Taiwan. So it's amazing. It's amazing to see so many different people coming here and participating in this big family event for us. So thank you for coming. Paola? E io allora parlo in italiano, visto che qua siamo internazionali, ma in italiani comunque. Io ringrazio sicuramente tutti voi che siete venuti a partecipare a questo evento che ormai per noi è un classico. Vi ringrazio e ringrazio chi è tornato, ringrazio chi è venuto per la prima volta con la speranza che ritornerà. Abbiamo, credo, un bel gruppo di partecipanti che partecipano dall'edizione 1 e questo significa tanto per noi, perché significa che stiamo facendo le cose bene. Però insieme a voi ringrazio soprattutto l'organizzazione, la Bormiese, perché senza di loro probabilmente noi non saremmo, non avremmo neanche mai pensato di fare questa Gran Fondo. Ringrazio, come già ringraziato Mario, tutti i volontari. Credo che ce ne siano pochi ancora nel mondo di Gran Fondo che possano vantare così un grande numero di volontari, e questo significa che la gente che vive qui ci tiene davvero, sa che questo evento è speciale, che è un evento che porta tanta gente da fuori a conoscere questa zona che è la Valtellina, che è magnifica per tantissime ragioni, e spero che in questo weekend le scoprirete. Non dico niente, perché credo che qualcuno già tra Pizzocca e Richat abbia iniziato a scoprire il perché la Valtellina è speciale. E un ringraziamento anche a tutti gli sponsor che ci accompagnano, quelli che ci accompagnano da diversi anni, quelli che sono nuovi, perché comunque è anche grazie a loro che riusciamo ogni anno a offrirvi qualcosa in più e a farvi sempre più felici. Ringrazio da parte mia e di Monica anche il nostro team di Santini, che ogni anno fa da noi, si fa a gara chi va allo Stelvio per la Gran Fondo, perché anche da noi è un evento molto sentito, è un evento speciale, e devo dire grazie veramente a loro, perché ci mettono il cuore, ci mettono tanto per fare in modo che a voi veramente risulti un weekend che non dimenticherete mai nella vita, soprattutto quando arriverete in cima al Restelvio e magari super affaticati, imprecherete per 2 minuti, ma poi direte ok, dai, l'anno prossimo rifacciamolo. Quindi veramente grazie a tutti. Paola, a te chiedo invece di tornare indietro di una slide per l'aspetto social. Quali hashtag usiamo? Quali tag usiamo? Lo lascio dire a te. Allora, sicuramente dovete seguire, se siete dei Facebook followers, la pagina Gran Fondo Stelvio Santini. Invece se utilizzate Instagram, la pagina è Santini _ Stelvio. So, it's Gran Fondo Stelvio Santini for Facebook and Santini _ Stelvio for Instagram. We will post a lot on Instagram, we are already doing it, a lot of stories. So if you want to share something with us, tag us, or use hashtag Santini Stelvio, so that we can
repost your experience, your joy, your fatigue, anything that you are experiencing on the route. Quindi taggateci, hashtag Santini Stelvio, con tutte le foto, i video che farete durante il percorso, spero tanti, con tutta la vostra fatica, ma anche la vostra felicità. Chiedo alle due sorelle di fermarsi ancora per un'ultima comunicazione di servizio. Per tutti ci sarà il servizio fotografico, realizzato quest'anno da Photo Studio 3. Al termine della gara riceverete la consueta mail dove potrete fare il download delle vostre foto. Tutti i modelli per un giorno. Yeah, Studio 3 is Photo Studio 3 is the agency that will take pictures of all of you during the race, so don't worry. You will be able to see yourself in some pictures. You will receive at the end of the race an email with the link where you can look and download the pictures based on your race number. So smile when you see somebody taking a picture of you, if you have the strength to do it. A proposito di foto, se mi fai una foto con loro tre che la mando ai miei amici, perché non capita tutti i giorni. Allora, questa era la battuta finale, ma non prima di avervi invitato all'aperitivo offerto dalla Gran Fondo Stelvio Santini e naturalmente dalla USU Bolognese. E vi ricordo che se volete fare i modelli seri e quindi avere tutto il kit della Gran Fondo Stelvio Santini, al nostro stand alla Expo ci sono in vendita i pantaloncini, il vest, i calzini, i guantini e tante altre cose per avere il look completo della Gran Fondo Stelvio. Per la foto conclusiva chiedo a Alessandro, Giulio, Marta, Elena e Burito di salire. Andrea, salire anche tu, facciamo una foto, e Mario, se c'è ancora, se... Anche Mario, se c'è, Andrea, così Mario, ci sei. E approfittiamo per l'ultimo applauso a chi organizza l'undicesima edizione di Gran Fondo Stelvio Santini. And then enjoy an aperitivo with us.